scelto di fare animatrice perché ero ammiratrice di Disney e di animazione. Fin da piccolina volevo fare disegnatrice, non animatrice, perché non sapevo di quella parola. Quando ero piccola ho visto Bambi e poi Fantasia. Ero proprio innamorata di quei due film. Allora ero curiosa, come fa di far muovere qualche personaggio così, di mondo di animazione. E poi contemporaneamente ero molto ammiratrice di Tezuka, credo, da quel momento. E poi lui pubblicava fumetto di Bambi e anche Peter Pan, senza copyright a suo tempo. E io ho preso affitto libri, e a quel momento c'erano ancora, non nella biblioteca. Un signore che piaceva ai bambini, a casa sua, parte di casa sua, faceva una specie di biblioteca per i bambini. C'erano tutti la volta di fumetti. E dentro di questi tanti fumetti c'era questo Bambi, e poi Pinocchio, sì, pure Pinocchio. Poi, a suo tempo, io ho visto quell'animazione. Allora, come fa di far muovere questo personaggio mondo dell'animazione? Quella è una curiosità che è rimasta dentro. Allora, quando sono cresciuta un po', volevo essere animatrice. Come ho conosciuto Tezuka? Che posso rispondere? Che ho conosciuto da Moose Production. Quando sono entrata come impiegata, c'erano le esami, è diventata non animatrice, intercaratrice, clean-upista, che cercavano questo tipo di impiegati nel 1965. Lui aveva appena creato terzo studio, diciamo, che faceva Wanda 3 in bianco e nero, che non è mai entrato qua. Lui raccoglieva tutti persone che sono ammiratori, però sono bravi di disegnare, e ho creato un gruppo. Allora, per aiutare questo gruppo di animatori cercavano integratori. Allora lui, quando c'è tempo, veniva a questo studio scappando da editore, perché lì faceva 7-8 fumetti, accettava di fare questo. Allora erano sempre pieni di editore. Allora, questa volta è mio, litigavano pure da casa sua, credo che mi ricordo. Allora lui scappava e poi veniva questo studio. Sono tutti schiavi suoi, perché sono tutti ammiratori di Tezuka. Così l'ho conosciuto direttamente, perché io facevo assistente di una signora che mi ha aiutato tanto, che diventava animatrice grazie tutto a lei. Allora lui era sempre curioso di venire, di parlare con me, che cosa piace, che ne dici, tutte queste cose, anche con 5 minuti, qualcosa del genere. Ah, come va? Un gran signore educatissimo e gentilissimo, però per le femmine. Maschi, sì, maschi. No, anche sono bravi. Ah, buongiorno. Però con noi parlavamo, perché lui era grande ammiratore di quella signora che faceva animatrice di lungometraggio da Toy Animation. Lui, non lo so, con il suo fascino o qualcosa del genere, tirato da Toy Animation per mettere capo di questo terzo studio. E io facevo clean-upista e intercaratrice di animazione suo, di questa signora. Queste cose ho fatto un graphic novel, come un balletto di musica rock, quella che parla di quel periodo. Non c'era né notte né mattina, lavoravamo 20 ore al giorno, per dire. E poi la strada non ancora asfaltata, e nevicava e poi pioveva. Noi andavamo con il sivario, che mi ricordo adesso, e non c'era niente, c'era solo questo studio che stava a mezza strada, però un appartamento da affitto normale, e lui ha affittato un piano, secondo piano, tutto, e è diventato studio suo. Quale serie televisiva che ho partecipato a suo tempo, e iniziando da cosa? Bianco e nero, era una serie che si chiama Wanda 3, e poi chiaramente Astro Boy in bianco e nero,
e poi dopo è diventato a colori. Poi chiaramente Principessa Zaffiro non posso mai scordare, perché sono diventata animatrice da quella serie. Partecipata anche a pezzettino a Kimba, perché mancava sempre il personaggio, allora facevamo anche Kimba. Più Monkey, quella di Scimmia. Contemporaneamente faceva anche un bianco e nero che si chiama Dororo. Chi conosce, conosce. E poi un altro è un detective di 300 anni fa, una serie di fumetto che è diventata cartone, che sarebbe Sabu. Forse qualcuno che conosce. Poi Fiabe di Andersen, Rokijo, Pinocchio di Tatsunoko Production, credo. Poi Ben, eccetera, perché non mi ricordo, facevo tante cose al suo tempo. E poi Pieno di Forza, un episodio di, per esempio, di Zaffiro finisce, allora magari c'è un po' di tempo libero, c'ero, allora accettavo di questo tipo di lavoro per ammazzare tempo, anche guadagnare un po' più di soldi, perché io stavo in una casa affitto, no? Allora servivano soldi. Non potevo chiedere aiuto ai miei genitori, perché lavoravo, allora non chiedevo neanche un soldo. Invece adesso mi ricordo, quando è andato bene, ha avuto un gran successo a Mille e una notte, lungometraggio, hanno dato una bonus, 14°. Con questi soldi io ho comprato televisore a colori, profondo 1 metro, schermo era piccolo così, però profondo così, ho comprato per i miei genitori. Quando c'è il tempo libero, sì, facevano sempre part-time, perché guadagnavo molto di più di stipendio. Però mi hanno detto mio capo animatore, ah, fanno tutti, non ti preoccupare, e mi lavorava. Che cosa mi ha portato in Italia, in Europa? Perché a suo tempo del 70, Moose Production comincia ad andare male, perché ha amministrato veramente male al suo tempo, allora più uscita che entrato. E poi Tezuka ha dimesso di fare presidente, perché ha litigato con l'amministratore. Allora cominciano a accettare di lavori fuori del lavoro suo, perché Moose Production a suo tempo, no? Perché originale era tutto fumetto suo, graphic novel suo. E quella, per questo motivo che ci sono tanti ammiratori di Tezuka che faceva sacrifici per lui e mentalità nostra, come kamikaze, diciamo, per un capo veramente grande che potevamo pure fare sacrificio per lui, che portava pure gioia. E poi lavoravo tanto, sudavamo tanto, sanguinavamo tanto, per lui faceva piacere. Oltre di piacere di disegnare. A suo tempo è tutta un'altra mentalità, pensandoci adesso. Non pensavamo di quanto guadagniamo, che diritto abbiamo come lavoratori, no. Facevamo sacrifici con piacere. E poi Tezuka è andato via. E poi cominciano ad avere un sacco di serie televisiva che non piaceva a nessuno. Chi è che è ammiratore come me? Allora, ex colleghi, che sono ammiratore di Tezuka, cominciano ad andarsene via. Se non c'è Tezuka, no, io non faccio lavoro qui. Allora ho pensato anch'io, Tezuka non c'è più. Perché anch'io sono entrata a questo Moose Production ammirando i lavori di Tezuka. Allora, l'ultima che ha fatto è la fiaba di Andersen, perché personaggi e poi storyboard mi è piaciuto tanto. Quando ho finito 52° episodio me ne sono andata via. E poi a suo tempo io avevo una zia in pigione che non finisce più, la sorella di mia madre, mi preoccupava di me, perché già avevo 25 anni o 26 anni a suo tempo, significa ero una zitella, non trova più marito. Allora devi fare incontro, perché tante volte parenti che servono mariti e poi facciamo incontro, se piace sposano. Per non rovinare la faccia di mia zia, devo sposare con qualcuno per forza. Allora, prima di sposare, volevo vedere Corsera. Perché quando io frequentavo l'università c'erano
negozio, una specie di chiosco, che vendono materiale da disegnare. Allora, questo negozio, dietro come questa, che c'era una grande fotografia di Castello di Sion, che sta a Ginevra, no? Poi a Colosseo, io volevo vedere con i miei occhi questo, prima di sposare. Allora ho parlato con i miei genitori e poi, dato che me ne sono andata via, ha avuto liquidazione e poi una specie di pensione, diciamo, che io avevo. Allora, un sacco di soldi, perché non spendevo, perché lavoravo dalla mattina alla sera, anche sabato e domenica. Dove spendo i soldi? Sotto a mangiare e affitto. E compravo un sacco di libri, questo sì, e andavo al cinema. Solo questi che spendevo. Allora avevo un sacco di soldi. Beh, questi soldi, allora, invece di comprare qualche sciocchezza, volevo andare a Europa. I miei genitori erano un po' spaventati, dico la verità. Però mio padre diceva, che brava, forse non dire al contrario di me, perché io arrabbiavo. Giapponese, sono troppo chiusi dentro il Giappone, devono essere cosmopolita. Ci pensi tu, ha detto a mia madre. Perché mia madre già era pittrice abbastanza nota in Giappone, conosceva un sacco di gente. Un amico suo, diciamo, conosceva una francese che lavorava da reception di un albergo di Parigi, che parlava 5 lingue, questa signora, incluso giapponese. Allora puoi andare là. Io non parlavo neanche una parola francese, o parlavo solamente inglese, che ho imparato a scuola media, che non scorda mai. E con questa sono arrivata a Parigi da sola. Mazza che faccia tosta, io non so come ho fatto. Comunque, arrivata a Parigi, là sono stata per 3 mesi. Allora, nel frattempo io ho guardato tutta Parigi, che mi ha preso tantissimo, facevo turista. Ho trovato un negozio di profumeria, con me c'erano tutti giapponesi, perché i clienti venivano solo giapponesi per comprare il profumo, tutte queste cose. Là ho lavorato per 2 mesi per guadagnare un po' di soldi e finalmente sono riuscita a venire a Roma. Nel suo tempo io avevo un sacco di soldi, allora con questi soldi sono andata all'Italia, ho comprato un biglietto girotondo. Parte da Parigi e tornava a Parigi. Ultima tappa era Roma. Ecco, ci vado. E io ho rimasto una settimana per vederla finalmente a Roma. E poi mi sono proprio innamorata di Roma, perché mi piace la storia. E poi mi fa impazzire la storia di Impero Romano. Mamma mia, quanto è bello. Allora, da Roma sono tornata a Parigi per stare ancora 6 mesi, che mi ricordo. E poi sono finiti i soldi, così sono tornata in Giappone un'altra volta. E per tornare a Roma, solamente per questo motivo, ho lavorato con l'ex capo di animazione che mi ha dato lavoro. Ho lavorato 6 mesi, senza giorno, senza notte, solo per i soldi questa volta. Ho lavorato tanto e ho guadagnato più di 1 milione di yen con 6 mesi. Questo tempo era tanto, eh? E poi sono tornata in Parigi, perché Parigi è sempre una partenza, perché conosceva quella ragazza. Però solo per tornare a cosa, Italia, io ho lavorato a Parigi e un'altra volta a profumeria. Quando c'è tempo venivo sempre a Roma per 3 mesi e poi disegnavo tutto quello che vedevo in bianco e nero con la matita. Che bella vita che ho fatto, che quanto da sola. E poi disgraziatamente ho conosciuto mio marito. A Roma è sogno mio, mi sono sposata con un romano. Per fortuna che non mi diceva niente, innamorato di disegno mio, veramente. Allora, se io faccio fumettista, animatrice, illustrazione, dipintatore, non mi dice niente, mi ha sempre protetto. Primo momento che sono sposata, ho lavorato a Gucci per 1 anno per cliente giapponese. Dopo ho avuto mia figlia, io dimesso di fare la commessa da Gucci. Mia cognata ha trovato un annuncio
sul Messaggero, cercasi disegnatori. Io sono andata e ho conosciuto Romano, soprannome credo. Allora, con lui ho lavorato per momenti per Scorpio e poi a Lanciastoni, lavoravo di questo, tutte cose serie che non mi piacevano per niente. Poi scoppiato boom di coso, cartoni animati giapponesi. Allora tanti giornali, come funghi dopo la pioggia, cominciano a fare personaggio giapponese e di cartoni animati e trasferiva in fumetto. Quanto ho lavorato per 2-3 anni. Io ho lavorato il più Corriere per i piccoli, Eroi per i TV, iniziando da Judo Boy, Mademoiselle Anne, Anna dai capelli rossi, Kum Kum, Kiasian, Doraemon, Astro Boy, Principessa Zaffiro, Masters, Pucci, Fotosogni, non mi ricordo più l'altri. Comunque ho lavorato tantissimo. E poi sceneggiatura ha fatto Vincenzo Perone. Ci siamo divertiti tantissimi, che mi ricordo, perché un episodio durava massimo 8 tavole. Ecco, ogni mese disegnavo 150-200 pagine di disegni che facevo, perché personaggi io conoscevo: Principessa Zaffiro, Astro Boy, anche Doraemon, anche di Kum Kum, tutti questi personaggi io conoscevo senza vedere. Non ci stanno tra i disegnatori che conosceva questo tipo di personaggio. Allora io ho lavorato tanto, perché in questo tempo facevo solamente la matita. Allora una matita al giorno facevo decina, e giustamente no. Un episodio finivo con 1-2 giornate. Ecco perché avevo tanti lavori. Momento bello. E poi con lui, adesso mi sono ricordata, e io disegnavo e lui faceva sceneggiatura, che abbiamo creato un personaggio che si chiama Pistillo, e quello metteva su più da editore Smack. Solo che più dopo qualche mese è fallito, mi sembra, o chiuso, che non vendeva più, o protestato giapponese, perché per tutti quei fumetti che mettevano senza copyright, così i giapponesi hanno protestato forse. E allora io a suo tempo facevo un altro lavoro di illustrazione con un amico mio che si chiama Giorgio Di Vita, che fa fumettista di Disney. Anche lui accettava tutti i lavori che non ce la faceva, così quello che ha avanzato, che non ce la fa più, passava a me, che io disegnavo di questo. Poi, durante questo periodo, mio marito mi ha presentato Paolo Di Girolamo, che aveva uno studio di cartoni animati. Così sono andata da lui, ho lavorato diversi lavori con lui. E tramite Paolo, l'antenna magica mi ha cercato, e così io ho partecipato di fare animazione a Freccia Azzurra. Anche dopo ho fatto pure Gabbianella per i gatti, e poi a Gian Padan, no, questa è carriera di tanti animati, però Gian Padan, Poco Moz, Aida degli alberi, tutto quanto. Lui mi ha mollato pure Moviola, forse non è che conoscono tutti, perché io ho creato film mio per partecipare a Festival di Animazione di Hiroshima di 94. Io volevo fare questo cartone animato tutto da me. Allora ho cominciato a fare storyboard. Personaggi già c'era. Veniva il presidente di Tesco Production per trovarmi. Allora io ho fatto vedere: guarda questo, ah, carino, simpatico, ma ti finanzio io. Mi ha dato soldi, e quanto serve? Però io non ti posso restituire, perché non è in vendita. No, c'è una condizione, devi partecipare a Hiroshima, però senza nome di Tesco Production. Va bene. Io ho fatto calcolo, perché sapeva che io sono molto onesta. Allora io ho fatto esattamente quello che serve, e di resto di soldi mettevo io, chiaramente. Con 3 mesi ho creato questo 5 minuti di cartone animato, iniziando da tutto, da storyboard, personaggio, inchiostrazione, colore, scenografia, poi ripresa, poi stampa,
dopo Stampa ha avuto una sola italiana, perché fino a Suono va bene, io ho fatto, e poi con il Movie Ora ho fatto un nastro magnetico per Suono. Dato che non avevo i soldi, un nastro soltanto, un suono soltanto. Allora, quando qualcuno che parla non c'è un altro suono, se parlano due persone non si può fare, perché il nastro è uno solo. Dopo ho fatto una ripresa di 35 mm verticale che non si trovano più. Comunque sono riuscita a guadagnare un premio che si chiama Panorama, sarebbe diritto di proiettare a cinema di Hiroshima. Comunque io ho pergamena giapponese e libro con lavoro mio, cioè, quello mi ha portato un sacco di soddisfazione. Comunque ho lavorato per tutta la vita, da quando sono arrivata qui a Roma, da 78 finora, mai un anno non ho fatto mai niente, perché mi piace tanto a disegnare. Non posso stare senza disegnare. No, io sono animatrice. Se fosse animazione di seconda dimensione, con la matita e carta, allora farei volentieri. Tre dimensioni io ho fatto da Winx, però non mi è piaciuto, me ne sono andata via. Tre dimensioni non è fatto per me. Allora, non ho più fatto di animazione. Allora ho cominciato a fare graphic novel. Questa è carriera mia. Scusa, ha allargato un pochettino. Mi hanno già pubblicato 6 graphic novel. Grazie ai lettori che piacciono il lavoro mio. Primo graphic novel che ho pubblicato era La storia di Salio, che parla di esperienza. E quella è la graphic novel che ci tengo tanto, perché è la storia di mia madre, una specie di presentatrice di profughi giapponese da 1942 fino al 47. Perché mia madre ha fatto una storia veramente pesante, perché durante la guerra mio padre, un'agenzia dove lavorava, ha mandato in Cina, perché suo tempo era occupazione giapponese, una specie di colonia giapponese a parte di Cina. Io sono nata là e dopo sono nata, mi sembra, che mio padre è dovuto andare a militare, perché hanno ingaggiato tutti questi giapponesi che anche stanno estero. E ha preso come fanteria, così ha mandato in Siberia. Allora, mia madre stava da sola con me, che ero piccolissima, un anno, due anni, e già stava incinta. Allora ho dovuto combattere per tornare in Giappone, sotto minaccia di menare o di ammazzare dai vendicatori cinesi e coreani, perché pure giusto, perché quelli sono soldati giapponesi, anche civili giapponesi, che cosa hanno fatto, crudeltà contro cinesi e coreani. Adesso io lo so dopo. Comunque la storia è questa. Grazie a questo graphic novel ho vinto prima volta qualche premio a Romix. Poi seconda e terza viene da leggenda giapponese, perché italiani, anche europei, sanno che in Giappone ci sono tante religioni. Quello che occupa tutto è Shintoismo. Nel Shintoismo ci sono anche gli spiriti, qualche mostriciattoli, ci sono. Volevo far conoscere un pochettino di queste cose. Ho fatto due graphic novel, uno si chiama Sute, figlio di spirito, e il secondo era Donran, spirito dei soldi. E poi qualcuno ha detto: perché non fai esperienza di quando stavi da coso, Mystery Action? Questa è buona idea. Consigli tu, come ti piace? Benissimo, ancora mi piace di più. Così ho parlato con Stefano Simeone, e lui ha fatto sceneggiatura, io ho fatto un disegno, e poi dato che mi piace di usare retini, che è tipico tecnico giapponese, per precauzione, io ho usato retini giapponese come mi piace,
E poi c'era una ragazza che trasferiva questo adatto a stampa. Grazie a lei e poi grazie a Star Comics sono riuscita a pubblicare questo quarto libro, graphic novel. Poi quinto, perché mi è venuta in mente di fare una storia di animali, perché io avevo un gatto antipatico che si chiama Tommy e uno che aveva malattia fin da nato. Io adoravo tanto questi gatti, allora faccio protagonista. E poi ho parlato con Cosmo, ha detto che va bene, perché io ho già fatto il storico, così ho fatto vedere a lui, ha detto che va bene. E così ho fatto un graphic novel, quinto graphic novel, che è titolato di Nora Neko. Ho messo tutto quello che piace a me. Mamma, ringrazio a cosa? Francesco Meo, che ha pubblicato quel libro, che è tutto gusto mio. Ci sono due gatti, più tutti animali, ambientato a cosa? Finto medioevo. Ci sono pure un leone a forma di crociate. Più alla fine esce pure il dinosauro. E poi tutti... E tutti i condor, qualcosa del genere. Ossia, quello che mi piace. Ho messo tutto dentro di... E ho creato una storia a 180 pagine. Poi, sesto, è una cosa bestiale. E questa parte di Scuola Romana dei Fumetti, che è dicendo... Scenografia è già pronto. Ti va di fare disegni? Ma com'è il titolo? La fattoria di animali. Certo! Così il sesto ho fatto questo Fattoria di animali, che è esattamente 100 pagine. È il primo graphic novel che ho fatto per colori. Allora, adesso io sto preparando il settimo graphic novel, che già sono 2 anni che sta in magazzino mio. E prima tavola già ho fatto qualche disegno, storyboard è pronto, una specie di fantascienza. Volevo fare però con questa Covid, do la colpa a queste cose, non è, e poi tutte queste crisi, e il caldo, e tutte queste cose che mi distraggono tanto, sto andando pianissimo. Io lavoro più di 20 anni a Scuola Romana dei Fumetti come insegnante, che è una cosa che... perché io non sono insegnante, io sono semplicemente disegnatrice. Allora, i ragazzi che vengono faccio trasmettere quello che faccio io. Ossia, io non uso computer, tavola grafica, io non uso CG, non uso. Io faccio sempre con le mani. Allora, partenza di fumetti giapponesi sono sempre matita, la china, pennino, pennello, la gomma e poi retini. Io faccio sapere di queste cose come si usano. E poi prima di tutto, quelle sono di parte di tecnico. Ognuno ha tecnico un po' diverso, perché io non proibisco di usare computer. Si può pure disegnare con computer, d'accordo. Però prima bisogna sapere come disegnare, questo sì. E poi non è vero che io non so disegnare, no, perché tu non disegni, ecco perché non sai disegnare. L'unica cosa che io bombardo sempre è devo avere amore e passione per disegnare. Allora, se non dicono che non so disegnare, perché tu disegni un disegno al mese, allora ci credo che non diventi bravo. Però se tu disegni almeno un disegno al giorno, qualsiasi cosa, anche un sassolino, la faccia di gatto, se non può, non disegni di cosa faccia di gatto, puoi usare pure cose, zampetta di gatto, o magari una tavola, e un recipiente che tu mangi, camera da letto, più difficile. Così impari a disegnare anche quello di relativamente anatomia e prospettiva, che sono base di disegni. Non dovete separare di anatomia, quante ne io so, prospettiva, capisco niente, non è vero, perché bisogna arricchire punto di vista, ossia
tu dovrai fidare come vedi, perché i fumetti giapponesi sono tutti fumetti di autori, perché autori che creano la storia, creano personaggi, i disegni e poi fanno impaginazione, tutto quanto, significa autore. Allora, come hanno fatto questi? Hanno studiato da solo. Questo che dovete sapere, io dico sempre questo, e qualcuno si mette d'accordo, così alla fine diventano pure professionisti, che mi fa gran piacere. E poi chi è che non ha tanto tempo di disegnare, a tuttora sta disegnando, e poi ogni tanto mi dà disegno tramite WhatsApp, e poi mi chiede di giudicare, ma io incito, e poi mi fa gran piacere che qualche ragazzi che ho fatto sapere qualche cosa ancora disegna, perché non è vero che frequentando un corso di fumetto automaticamente diventa bravo senza fare niente. Non è vero questo, bisogna fare una fatica, bisogna sudare sette camicie, bisogna disegnare e poi bisogna arricchire voi stessi. Io dico anche questo, bisogna, come facevo io quando ero giovane, quello che mi piaceva di più non è che andavo a discoteca o ristorante, no, o andavo alla biblioteca a questo tempo, o compravo i libri che mi piace da leggere, tutti i campi ho letto tanti libri, e poi andavo sempre al cinema, drammatico, avventura, giallo, queste cose, io guardavo tutto, mamma mia. Però come ho detto adesso, anche agli alunni miei, anche lì al corso di manga online, io dico sempre la stessa cosa, dovete piacere di disegnare, più di tutto, solo questo che posso dire, tutto qua.